Ma non è solo la torre ingabbiata, ma sono, credo, ingabbiate anche le coscienze. Sì. Perché fino a quando noi pensiamo di delegare tutto l'agire politico ai partiti, non c'è speranza, certo, di futuro. Nel momento in cui gli avellinesi e anche le comunità dell'Irpinia riscoprono il protagonismo, la cittadinanza attiva, cioè che non tutta la politica è delegabile ai partiti, certo, può darsi che i problemi... No, dall'alto della sua esperienza, guardando la torre, che è il simbolo di Avellino, ingabbiata così da mesi, che prova? Gliel'ho detto, provo ovviamente un disagio a pensare che sia delle cose materiali, quelle urbanistiche, sia quelli immateriali, a cominciare dalla nostra coscienza civile, sono ingabbiati. Torre con l'orologio, ancora ingabbiata da mesi. E quando si decidono a fare una cosa? Non lo so. Avevano cose, annunciato le cose, tempi brevi. Le cose il simbolo di non ne fanno... Fanno le cose più stupide, poi le cose importanti no, è da parecchio, l'ho visto io. Stanno parlando la torre, sì. Però la torre dell'orologio è importantissima, è il simbolo. Mo' ci può, quello con il terremoto pure che cadde, poi è stato rifatto. Sei un po' prigioniera. No, è sta brutta fa, ma si dovrebbe anche pulire un po', perché... Sì. Sembra che l'attenzione si sia catalizzata solo sul cubo. Però lei che è molto attento alla città e... Quando vede la torre ridotta così, che pensa? Che è l'emblema della città, è l'emblema della città in questo momento. Siamo tutti ingabbiati. Siamo tutti ingabbiati. Considerando che questo in effetti è l'emblema di Avellino, sì, insieme a... Alla Dogana, che è pure ingabbiata. Che è pure ingabbiata, sarebbe il caso di fare un attimino di libertà per queste situazioni. Non deve restare così, è diverso.